Dal pub Notre Dame di Moscou, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati a questo nostro appuntamento a tavola e ritroviamo piacevolmente Don Fulvio Di Fulvio, parroco di San Cristoforo qui a Moscou. Davvero un piacere poterla tornare ad incontrare in questo locale, davvero punto fermo per giovani e meno giovani, un locale che fa onore a Moscou ma all'intera regione Abruzzo. In attesa che possa arrivare anche della buona birra fresca, perché questa è sede della birra Lacu, la pluridecorata birra Lacu, è famoso e noto anche per essere un esorcista riconosciuto dalla Chiesa, quindi si occupa di tanti problemi che attanagliano giovani e meno giovani. Abbiamo anche pubblicato una sua intervista sul periodico Cronache Abruzzesi ed è il caso anche di approfondire determinate tematiche. Allora, giusto per andare con ordine, lei ci ha tenuto a precisare che non tutto ciò che è stato pubblicato corrisponde al vero. In che senso? Perché abbiamo avuto tante annotazioni, tante riflessioni anche da parte di nostri lettori, di gente che ha seguito anche sul sito internet cronacheabruzzesi.it questo lavoro, ma soprattutto l'intervista che abbiamo realizzato tempo fa con lei. La mia osservazione riguardava qualche noticina che non andava pubblicata, non quanto a contenuto o veridicità di quanto avete riportato. Quindi nessuna osservazione, nessuna critica, se non che magari qualcosina poteva rimanere. Ecco, intanto arriva la privato. Buona birra Lacu che andremo di qui a poco ad assaggiare e a gustare. Anzi, grazie. Vogliamo fare un brindisi benaugurante con l'ottima birra Lacu anche e con Don ospiti. Fulvio Di Fulvio. Cin cin. Allora, veniamo a noi. Vogliamo entrare proprio nello specifico di questa sua missione? Perché è una missione davvero molto importante e delicata per certi versi, che le ha dato anche una certa notorietà, lei è conosciuto in tutta Italia. Ma non è importante questo, perché le sofferenze sono molte, sono tante sofferenze che sono misteriose, che non rientrano nei canoni della medicina, nei canoni della psicologia, perché sono fatti che per esempio esulano dalla ragione. Un ragazzo giorni fa mi diceva che si è svegliato di notte perché la porta della cucina si è messa a dondolare avanti e indietro per 10 minuti. No, questo non succede. Se questo avviene, evidentemente ci sono delle cause che vanno al di là dei fatti scientifici e quindi sono cose incontrollabili, quindi si ricorre a chi può entrare in questo campo, nel misterioso campo, chiamiamolo dello spirito, perché questi sono fenomeni che sono riconducibili a fenomeni spirituali. Presenze di spiriti, presenze di, se vogliamo, di essere anime dei defunti a volte, per esempio queste cose succedono spesso e volentieri in ambienti dove sono avvenuti suicidi, omicidi, aborti e cose di questo tipo, fenomeni paranormali, come una volta in un ambiente sentivo un urlo che mi agghiacciò il sangue, pensavo che fosse qualcuno che dormiva nei paraggi che stesse vaneggiando. La mattina dopo altri mi raccontarono che erano venuti fenomeni di questo tipo, le ande dell'armadio che si erano messe a dondolare, le coperte che si scoperchiavano da sole, si scoprivano da sole dal letto senza che nessuno le toccasse. Quindi ci sono questi fenomeni che danno credito alla presenza di esseri spirituali, oppure a opere di magia, perché questi fenomeni possono avere origini diverse. Allora, quando avvengono, la prima attenzione è fare un discernimento da cosa possono provenire, per sapere anche quale rimedio porre. Perché se è una questione di presenza diabolica, come si suol dire, si ricorre a quel che noi chiamiamo l'esorcismo, ma altre volte invece c'è bisogno di eliminare gli odi, perché noi possiamo produrre di questi fenomeni. Noi siamo esseri spirituali e quando il nostro spirito è alterato, noi possiamo produrre di questi fenomeni. Infatti tante di queste cose cessano quando le persone in famiglia si perdonano, oppure si perdona i parenti o persone che hanno offeso, c'è riconciliazione, e queste cose scompaiono, si fa una vita tranquilla, non si ha più
avere a che fare con queste cose. Quindi l'esorcismo non è il rimedio ad ogni situazione, è per alcune situazioni, quando si individua che determinati fenomeni o malessere dipendono direttamente da presenze diaboliche, allora si interviene col comando. L'esorcismo è un rito in cui si comanda con autorità a presenze spirituali di allontanarsi o da persone o da ambienti, perché a volte ci sono dei luoghi che sono delle case, molto spesso castelli, a volte luoghi dove sono avvenute cose incresciose che lasciano il segno, e quindi si ha bisogno di una purificazione dell'ambiente. Potenzialmente siamo tutti esorcisti o bisogna avere delle qualità interiori per svolgere queste mansioni? Gesù nel Padre Nostro ci ha insegnato a dire: Padre, liberaci dal maligno, fa che non cadiamo in tentazione. Quindi chiunque può rivolgersi a Dio, però qui dobbiamo fare una piccola distinzione tra quello che è la preghiera di liberazione e quello che è l'esorcismo in sé per sé. Nell'esorcismo si esercita l'autorità del comando verso queste presenze. Nella preghiera di liberazione ci si rivolge a Dio dicendo: Signore, intervieni tu in cui... Quindi noi tutti possiamo rivolgerci al Signore per essere aiutati, non occorre un mandato specifico. Quando invece si tratta di esercitare un ministero, cioè per interessarsi al problema altrui e così via, e intervenire con autorità, qui la Chiesa richiede che ci sia l'autorità del Vescovo, che agisce sempre in nome di tutta la Chiesa. Lui è un esponente di una comunità, quindi dietro le spalle del Vescovo c'è tutta la comunità cristiana, tutta la fede dei cristiani, quindi c'è una potenza, diciamo, della comunità. Naturalmente i Vescovi non possono stare a badare ad ogni situazione, allora delegano delle persone di loro fiducia per portare avanti questo ministero. Quindi non occorre, per svolgere il ministero come tale, un mandato dalla Chiesa. Ne siete diversi di esorcisti in Italia, come fare a distinguere l'uno dall'altro? Quali caratteristiche deve avere un esorcista? Ma prima di tutto deve avere un mandato dalla Chiesa. Secondo luogo si richiede una istruzione, un tirocinio, un'esperienza per sapere come comportarsi, perché l'aspetto più delicato in questo ministero è questo, che tante volte i fenomeni che avvengono sono equivoci. C'è un fenomeno esterico che può essere scambiato per un fenomeno diabolico. Io ho avuto tantissimi di questi casi, di persone che perdevano i sensi, stramazzavano a terra, sbavavano, urlavano, si contorcevano come serpenti, vermi e cose del genere. E giustamente l'impressione di essere posseduti. Tutto poi magari si è risolto perdonando. O perdonando a se stessi errori che non si erano mai perdonati, angosce che portavano dentro, riconciliazione con familiari con cui non erano mai andati d'accordo. Quindi bisogna svolgere quella pratica di discernimento, si dice, per sapere individuare di che cosa stiamo parlando. Lei se ne accorge subito, Don Fulvio? No. Si ricerca, anche... si ricerca, a volte prima uno parla e si sa già di che stiamo parlando, altre volte invece bisogna ricercare, che a volte saltano fuori nel colloquio degli elementi che sono come spia, allora si riesce a leggere meglio, nessuno deve presupporre di sapere tutto. C'è uno dei doni dello Spirito Santo che è chiamato dono di conoscenza, in altre parole Dio ti illumina dentro, ti fa vedere quello che non si vede, ma tu lo vedi dentro di te, quindi pronunci parole che vengono da un'ispirazione interiore che poi corrispondono a delle realtà. A me è successo tante volte casi come questo, che non ci ho capito niente della situazione, e allora mi sono lasciato andare magari a delle espressioni così che mi veniva da dentro, e l'altro diceva: è proprio questo il mio problema. Ma io non sapevo... Quindi hai pensato anche no, a quello io non che... mi sono reso conto del suo problema, mi è venuto a dire quelle cose. Ma l'altro ha detto: questo corrisponde al mio problema, infatti mi è successo questo e questo, dietro la mia situazione ci sono delle storie che non ho raccontato, che ho celato, e allora si butta fuori quello che sta. Ma non è detto che ogni caso si risolve in quel modo. Però ha vissuto anche brutte storie, Don Fulvio. Beh, ci succede di tutto, sono delle belle e delle brutte.
una cosa bellissima vedere la gente che ricomincia a vivere, che recupera la libertà d'animo, le famiglie che si riconciliano, gente che comincia a stare bene, comincia a, cioè a godere della vita, perché magari è vissuto da piccole con traumi addosso, con esasperazioni di problemi, vessazioni e via di questo passo. Per esempio, uno dei fenomeni più ricorrenti è quello che noi chiamano la pantafrica, che sarebbe la manifestazione di presenze misteriose che uno avverte o che ti passeggia di vicino al letto o che ti afferra, ti malmena, a volte sono proprio botte. Giorni fa una persona dice: mi lasci livido addosso, cioè i graffi addosso, cose di questo tipo. Questo è il fenomeno, diciamo, più ricorrente, sono di quelle che ci convivono tutta la vita. Altri che magari hanno episodi, le cose più misteriose quando questi fenomeni intaccano i bambini, che non sanno esprimersi. Quelle si disperano, stanno male, tante volte sono capitati casi in cui dei bambini stavano male nel loro letto oppure nell'ambiente di casa. Benedetto è quel luogo, hanno potuto viverci tranquillamente, però loro non potevano raccontare che una mamma, che un bambino di 3 mesi, dei 16 anni, si vedeva passare attorno delle ombre e il bambino impazziva dalla paura. 3 mesi, che capisce il bambino? Certo. Allora ho chiesto: ma in quella casa dove tu abiti adesso, per caso è avvenuto qualche suicidio? E lei mi rispose: sì sì, perché in quella casa questo mi succede, se io vivo a casa mia questo non mi succede. Era presente sua madre che la corresse, dice: tu non vedi, ma io sì, perché anche a casa nostra c'è stato un evento del genere e io soffro le stesse cose che soffri tu. Tu non soffri, io sì, perché non è detto che tutti abbiano a soffrire degli stessi fenomeni. Altre volte queste però possono essere anche fenomeni indotti, per esempio quelli che praticano lo spiritismo, peggio ancora la magia. Magia nera. Per influenzare, ricorrendo il più delle volte degli spiriti. Questo poi intacca molto queste pratiche che vengono dall'Oriente, che sono molto subdole. Non c'è una polemica, ma il dato di fatto è questo, che in Oriente tutto viene riferito alle divinità, agli spiriti. Quindi il funzionamento del cervello è coordinato dalla presenza di determinate divinità a cui tu ti devi sottoporre, che devi invocare, perché quelle facoltà possono essere esercitate. E quindi, un esempio pratico, oggi si usa molto l'omeopatia. Anche io uso l'omeopatia, quando mi serve non ho problemi. Però qua sono di quelle che quando ordinano questi medicinali accompagnano la somministrazione di questi elementi accompagnando con invocazioni di spiriti o con pratiche spirituali, e attribuiscono l'effetto e l'efficacia di queste medicinali all'azione di questi spiriti. Una volta una dottoressa mi diceva che lei non faceva pratiche di questo tipo, prescriveva soltanto, però dice: c'è una forza, una potenza che agisce. E chiese: ma scusa, a cosa ti riferisci tu? Lei si riferiva a queste presenze spirituali che sottostavano all'azione di queste medicinali. Ma l'omeopatia è una scienza come tutte le altre, e quindi tanti omeopati non conoscono affatto, mai hanno fatto pratiche di questo tipo. Però c'è chi usa di questi mezzi, per esempio lo yoga, la meditazione trascendentale, peggio che peggio, dove la gente se ne esce di testa. E quando ne ho incontrate, tante hanno avuto problemi di questo tipo. Inizialmente sembrando di aver scoperto l'America con quelle pratiche, pensando di poter ottenere chissà quali vantaggi, poi alla fine si sono ridotti che avevano il cervello legato, la coscienza legata, la vita legata, e si chiedevano da cosa dipende. Dipende appunto da queste pratiche che richiedono certe presenze. Quindi soprattutto in queste pratiche orientali queste cose sono molto frequenti. E per questo bisogna anche stare un pochino attenti nell'esercitare, per esempio molte palestre, anche di mezzo a noi, non fanno massaggi se non li accompagnano con emissioni di fumi, di odori, presenze che vanno richiamate, come per dire: ciò che porta effetto non è la pratica in sé,
ma lo spirito che ci sta dietro. Ora, quando lo spirito viene chiamato, si fa sempre pagare, cioè crea un legame, e la persona che evoca o invoca rimane legata. Quindi è sempre negativo anche rievocare i morti in qualsiasi forma, in qualsiasi momento. Ma la Chiesa proibisce, la necromanzia è proibita. Io conosco delle mamme che per contattare i figli morti mettevano registratori facendo pratiche del genere. Sono delle sette che incoraggiano queste cose. Quindi al dolore della morte poi aggiungono anche le malessere che subentrano dopo. Ma lei, Don Fulvio, ci crede fondamentalmente? Si riesce a rievocare un morto? O sono solo chiacchiere, suggestioni? Guardi, dobbiamo rifarci a dei principi un po' più ampi, cioè uscire dalle semplici esperienze. Noi siamo esseri spirituali. Noi abbiamo un'anima spirituale, quindi abbiamo attività spirituali e abbiamo quindi relazioni spirituali, quindi abbiamo relazione con gli spiriti. Il Catechismo della Chiesa Cattolica dice testualmente che quando una persona si addormenta in Cristo, la sua relazione con i suoi cari non è minimamente interrotta, quando è piuttosto rafforzata. È vero. Noi abbiamo relazione con i defunti, loro con noi. Però non dove noi dobbiamo stare attenti. Non a relazioni materiali, ovviamente, ma spirituali. Ti vengono in sogno, ti aiutano. A volte sono delle manifestazioni vere e proprie, a volte ti vengono veramente a consigliare in maniera molto specifica, anche a dare degli aiuti concreti. Perché Dio permette questo. Noi siamo quelli che chiamiamo nella fede cristiana la comunione dei santi. Cioè, tra noi e i defunti e i santi c'è una relazione spirituale nello Spirito Santo. Però non dobbiamo mai avere relazione con la morte, né con i morti. La lettera agli Ebrei, capitolo 2, dice: poiché i figli hanno in comune la carne e il sangue, anche egli Gesù ne è divenuto partecipe per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte è il potere, cioè il diavolo, e liberare così coloro che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, cioè schiavitù a Satana. Perché la morte è assenza di vita, Dio è immortalità, è gloria. Mio padre e mia madre sono con Dio, non sono i morti, quindi sono nella vita. Allora io devo avere relazione col Dio vivente, con coloro che vivono in Dio. Nello Spirito Santo noi facciamo comunione. Quando invece andiamo a evocare le loro presenze, come vorrebbero tirarle fuori dal loro mondo per ottenere dei vantaggi, questo è sempre dannoso. E provoca sempre dei danni morali e spirituali. Ma nella lotta tra il bene e il male vince sempre il bene? Sempre. Cristo è risorto, ha vinto la morte. Questo è il punto fondamentale della nostra fede cristiana. Cristo è morto, ma ha vinto la morte con la sua gloriosa risurrezione. E questa risurrezione oggi lui la manifesta non con le apparizioni. A volte ci sono, a volte no. Io a caso un testo di una donna pakistana, paralizzatasi, mi pare, quando era piccola, e era musulmana. Suo padre si riteneva un discendente di Maometto, quindi una famiglia proprio legata all'Islam. Questa ragazza fu portata all'età di 14 anni in Inghilterra da un famoso internista per vedere se poteva, un neurologo, se poteva in qualche modo avere qualche speranza, e la verdetta fu che non c'era speranza per lei. Allora il padre la portò alla Mecca, fece fare da preghiere, riti, eccetera, ma con la massima delusione da parte della ragazza. Allora il padre gli regalò un Corano, dove Maometto dice a un certo punto di Gesù, figlio di Maria, guariva i malati. Lei, vedendo che c'è qualcuno che guarisce i malati, cominciò a supplicare, Gesù, figlio di Maria, guariscimi. E per oltre 3 anni continuò a fare questo tipo di preghiera. Tutti i giorni. Una mattina gli apparve Gesù Cristo accanto al letto, attorniato da 12 personaggi, che lei non riusciva naturalmente a decifrare, che gli disse: io sono Gesù Cristo, sono venuto per guarirti, perché tu mi dia testimonianza al tuo popolo, che è anche mio popolo. E lei fu guarì istantaneamente. Si vestì da sola, anzi per 3 volte il Signore si scende dal letto, lei le prime 2 volte si rifiutò, sono paralizzata, non posso, la 3ª volta obbedì, si trovò perfettamente guarita.
Allora si lavò, si vestì da sé. Quando poi la servitù più tardi andò in camera sua per far espletare le solite funzioni mattutine, lavarla, vestirla, eccetera, la trovò perfettamente a posto, che camminava, era tutto normale, e si chiesero cosa fosse avvenuto e lei cominciò a testimoniare Gesù Cristo. Però dall'altra parte questo nome dava un po' fastidio, allora fu per me impedito di nominarla. E no, dice, perché non posso nominarla? Se mi ha guarito lo devo dire. E poi di nascosto si fece battezzare, attualmente vive nascosta in Inghilterra, ad Oxford, viaggia sotto protezione perché è condannata a morte, che ha lasciato la fede che aveva, ma anche i suoi fratelli hanno avuto delle guarigioni prodigiose. Era non credente, anzi uno di questi una volta andò a puntare la pistola alla tempia. Dice, cessi sta strada ti devo ammazzare, quindi faccio un'opera santa se ti ammazzo, perché ammazzo un'eretica. Lei, se vuoi ammazzare fai pure, ma io non posso negare l'evidenza, la verità è questa. Lo stesso fratello poi ricevette un miracolo tramite la sorella e tutta una serie di eventi al di fuori anche della stessa fede cristiana. Lei poi giustamente si associò a una chiesa cristiana dove milita tuttora e gira il mondo a testimoniare queste cose che sono capitate. Certo, certo. Sempre seduti comodamente qui a tavola all'interno del Notre Dame Pub in compagnia di Don Fulvio, lei ricorda sempre vittorie spirituali, ma ci sono state nel corso della sua vita delle sconfitte? La sconfitta va valutata alla fine. Se c'è un malato che non guarisce, è una sconfitta. Io a quello mi riferivo. Ma è una sconfitta apparente, che anche Gesù è morto in croce, fu sconfitto. Quella croce però accettata con amore, anzi, nella morte in croce Gesù ha rivelato l'amore di Dio, che è un amore infinito. Ha affrontato quei dolori, quella morte, con totale abbandono a Dio, per cui la potenza di Gesù Cristo che si manifesta oggi viene appunto da quella sconfitta sulla croce, apparente sconfitta, che invece è totale sottomissione alla volontà di Dio. Così chiunque soffre e affronta la sofferenza con un certo spirito diventa vittorioso. Cioè vuol dire che neanche la sofferenza e neanche la morte riesce a piegarti. E dice San Pietro nel quarto capitolo della sua prima lettera, chi ha sofferto nella carne ha rotto definitivamente col peccato. Perché neanche la sofferenza fisica ti piega. È una vittoria questa. Certo. Rispetto alla salute, diciamo, è sconfitta, ma rispetto a quella che è la vittoria interiore, è tale. Perché i santi, Padre Pio, perché fa miracoli oggi? Perché è un vittorioso. Quando ne ha passato, lui non ha mai potuto camminare, con le piaghe aveva sotto i piedi, doveva saltellare. Sofferenze totali. Una volta un suo discepolo gli chiese, padre, quanto tempo dormi? 7 ore? A notte? No, all'anno, rispose. Non riposava mai. Ma quando ne ha sofferto? Ma con la gioia, con l'amore, con la dedizione, cioè con la rinuncia a se stesso, perché il peccato è ribellione a Dio, fermare se stesso al posto di Dio. Dove dovrebbe esserci Dio nella nostra vita, l'uomo mette se stesso, quello è il peccato. Allora la sofferenza mi aiuta a purificarmi se l'accetto con amore. E chiunque di noi accetta una sofferenza con amore, si vede cambiare. Infatti noi abbiamo degli effetti veramente meravigliosi, quando si dà lode a Dio, nelle prove. Una volta una donna che aveva smarrito la figlia, è riuscita 3 giorni prima ad andare a lavorare, lei venne per chiedermi dove poteva rinchiuderla perché beveva sempre, si ubriacava, è stata una ragazza di 20 anni. E disse, guarda, conosco un unico luogo dove poterla rinchiudere, nel cuore di Cristo. Dove si trova tua figlia? Si è uscita 3 giorni fa, non è ancora tornata. È uscita per andare a lavorare. Dica adesso, Signore, sa dove si trova? Tu prova a ringraziarlo. Ma col cuore, sapendo che lui sta vicino a lei. E io lo feci. 6 mesi dopo tornò e mi disse, sa padre, quella sera stessa mia figlia mi telefonò da Rimini, da Francavilla era andata a Rimini e doveva andare a lavorare a Chieti. È tornato e non ha più bevuto. Mentre mi doveva chiudere tutto l'alcol in casa, non ha più bevuto. Ma è tanti di questi segni. Vediamo, un'altra volta una donna insieme alla suocera venne a piangere per il comportamento del marito che ne aveva combinato tutti i colori, la tradiva, eccetera, eccetera,
e non avevamo niente in mano. Proviamo ad affrontare la situazione lodando Dio. Cioè, diamola a Lui questa situazione, lodiamo perché lo sta intervenendo. Quindi affrontiamo, non giudicando e condannando, ma amando quella persona e dando gloria a Dio che si sta occupando. Quest'uomo dopo 2 giorni mi telefonò da Ancona e mi chiese di venirsi a confessare. Confesso tutto dall'A alla Z, cambiato vita, rovesciato tutto, riunito alla famiglia. Dove la persona non arrivava, la potenza di Dio arriva. Allora, non è una sconfitta, è una vittoria la sofferenza quando noi la sappiamo accettare dalle mani di Dio. Così la sofferenza ci purifica. La morte stessa è un andare con Dio, non è un finire. Quindi dobbiamo guardare anche queste sconfitte sotto certe prospettive. Se guardiamo invece altri anche casi... Se è difficile maturare certi concetti. E ma l'anima della fede cristiana, che non è fare qualche pratichetta, è far entrare lo Spirito di Dio nella propria vita, affrontare quindi ogni situazione con lo Spirito di Dio, che è amore e misericordia. Ma Don Fulvio, in tutta sincerità, lei non ha mai avuto paura del male, anche quando era più giovane? Ma certo che si ha paura delle malattie. La mattina mi alzai per una fibrillazione atriale, mi sentivo più di là che di qua. E disse, Signore, se proprio mi ci vuoi portare a te, ci vengo, ma se aspetta ti ringrazio. Un po' di paura di morire ce l'ha. Ma Gesù Cristo sudò sangue. Cioè, non è che sia l'uscita da se stessa, non è che sia la cosa più bella. San Giovanni della Croce, quando fu presa la morte, chiamò i frati perché andassero a cantargli attorno. San Giuseppe da Copertino, padrone degli studenti, perché fu promosso senza fare gli esami. San Giuseppe da Copertino. E andò a fare gli esami di teologia per diventare prete. Ma lui era una frana negli studi. E il vescovo interrogò i primi, che andarono in modo eccellente, poi il suo segretario gli disse che era ora di partire. E disse, beh, visto che i primi sono andati molto bene, suppongo che gli altri siano altrettanto preparati. E così fu promosso. È diventato il patrono degli studenti con la speranza di essere promosso senza fare gli esami. Abbiamo e lui, detto, prima sì. di morire, fece portare un armonimo dei frati e volle che si stessero lì a battere le mani, a ballare, perché lui andava in paradiso, aspettava tutta la vita quel momento. Questo è un altro discorso. Però ci sono tante cose che ti affliggono, calunnie, ingiustizie, contraddizioni, soprattutto quando vedi il male senza una ragione, perché se c'è una ragione si dice che il male è razionale, quando invece c'è la malizia fino a se stessa è diabolico. Abbiamo detto che lei è esorcista, ma questa sua missione, questo suo impegno le ha regalato più gioie o più dolori? Più gioie. Perché? Più gioie. E perché quando tu vedi una persona che riprende a vivere, due sposi che cominciano ad amarsi, quando si sono mai amati o non hanno mai conosciuto una tenerezza, eccetera, ti si apre la vita, è come quando nasce un bambino, è una vita che nasce. Ora, a volte sono cose che si risolvono nel giro di mezz'ora, altre volte magari c'è un cammino da fare, però la cosa è certa che le gioie sono molto più numerose dei dolori in questo campo. Perché questo settore incuriosisce così tanto, secondo lei? Perché c'è il fantastico, c'è il meraviglioso, che non cade sempre sotto le nostre esperienze. Quindi vedere una persona che si contorce e urla, insomma, dà sempre una certa sensazione. Però non bisogna mai fermarsi a quelle manifestazioni esteriori che sono ingannevoli, bisogna entrare dentro l'anima della persona. Comunque, storie che accadono realmente, non le vediamo solo nei film. No, tutt'altro, tutt'altro. Noi abbiamo delle documentazioni, no, infinite in questo campo. Una volta nei nostri convegni esorcisti nel 98 era presente uno scienziato francese che venne a nome del governo francese, perché erano capitati 3 fatti tacitati alla stampa. Primo, in un albergo ho trovato un cadavere che ardeva, si consumava da sé, ma senza fuoco. In una clinica, 2 infermieri entrarono in una cameretta dove c'era un infermo e piombarono a terra stecchiti. Poi chiamarono i pompieri, 2 pompieri entrarono dentro con le maschere, uno morì, l'altro fu tirato fuori e salvato. Sul corpo di questi tali c'era una concentrazione di cloro del 13%, quando la varichina c'è lo 0,5%. Si chiede come fa quell'altro a starci dentro? E queste morte stecchite. Da dove viene tutta questa sostanza? Terzo caso che presentò è il caso di pecore. Una
fattoria, una mattina fu trovato tutte le pecore morte, che non avevano una sola goccia di sangue. Giorni dopo, una fattoria vicina. Allora circondarono con l'esercito tutta la zona per sorvegliare, e le pecore continuavano a morire senza che ci fosse alcuna manifestazione esterna. Però quando si andavano poi a sezionare non avevano una goccia di sangue. Com'è possibile una roba del genere? Loro scienziati chiedevano aiuto, perché non abbiamo risposte da dare scientificamente. Quindi ci sono fenomeni che esulano la ragione, dove si può intervenire, ma non è detto che in ogni caso ci sia una soluzione. Per esempio tante soluzioni, infatti lo disse con lo scienziato, guarda che certe soluzioni vanno ritrovate a volte, ricercate nell'ambiente, vedere se c'è odio, se ci sono stati delitti, se c'è la corruzione, perché Satana per lavorare ha bisogno di questo ambiente. È interessante, piacevole parlare con lei, purtroppo come si suol dire il tempo è tiranno, però mi incuriosiva sapere come mai un intero paese, e non solo, è innamorato di lei. Cosa ha fatto lei a Mosca? Di questo non mi sono accorto. Come no? È impossibile che non se ne sia accorto. Non mi sono accorto. Addirittura si dice che c'è qualcosa che va al di là del semplice rapporto umano. Beh, ci vogliamo bene, questo sì. Quando venni in parrocchia dissi vogliamoci bene. Non giudichiamo, non critichiamo, vogliamoci bene. Ci guardiamo, è quello che sta facendo Papa Francesco. Benissimo, grazie, grazie per questa sua preziosa testimonianza. Adesso la lasciamo ad assaggiare quanto di buono ci hanno preparato gli amici del Notre Dame Pub a Moscufo, qui in centro, un locale aperto tutte le sere, tanti giovani, meno giovani, davvero qui è festa tutte le sere all'insegna degli odori e dei sapori, dei buoni prodotti genuini e della ottima e pluridecorata birra Lacu. Grazie Don Fulvio, grazie. Alle prossime, sarà davvero un'altra bella occasione poterci incontrare sempre qui per poter continuare a parlare con lei. Grazie a Don Fulvio, grazie a tutto lo staff del Notre Dame Pub che vi aspetta, come si diceva, tutti i giorni, ma soprattutto grazie a voi per averci ancora una volta scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti.